A un anno abbiamo delle risorse importanti che senza la fusione non avremmo avuto, 50.000 euro di risparmi per avere un solo sindaco, un solo ufficio tecnico, un solo segretario. Abbiamo delle risorse aggiuntive che ci ha dato lo Stato e con questo abbiamo messo in piedi una serie di contributi per la gente sulla falsariga della Svizzera, dell'Austria, anche se loro hanno bilanci ben maggiori rispetto ai nostri, tipo il 1.000 euro ogni nuovo figlio, l'asilo nido totalmente gratuito, la mensa oltretutto è fatta sul posto, 2.000 euro a tutte le nuove attività che aprono. Adesso stiamo studiando lo sconto totale della tassa dei rifiuti per le attività presenti e che nasceranno sul nostro territorio. Una politica di incentivi importanti, non sono i 50 euro, gli 80 euro che vengono dati da una mano, tolti dall'altra, ma sono incentivi di qualche 1.000 euro che secondo noi, e stiamo vedendo, abbiamo avuto delle richieste di residenti. Magari il nostro era un po' meno perché abbiamo un territorio simile, però soprattutto gente che arriva da situazioni di disagio o di degrado delle città, delle periferie delle città, chiede di ritornare alla tranquillità, alla serenità della montagna e in più con questi incentivi, col fatto che qui si vive bene, qua si vive anche con meno soldi, ci vuole, gli affitti sono più bassi, molta gente ci sta pensando. Unica nota negativa in tante note positive è che lo Stato l'anno scorso ci aveva detto che per 3 anni, poi addirittura ha detto 5 anni, eravamo fuori dal patto di stabilità e quest'anno cosa succede? Che cambia il nome, non si chiama più patto di stabilità ma si chiama pareggio di bilancio e ci troviamo nella realtà ad avere 100, 120, 130 mila euro di soldi bloccati. Questa cosa ci fa naturalmente arrabbiare. Io sto preparando con gli uffici una lettera che porterò e spedieremo ad ANCI, ad UNCEM, ai parlamentari locali, ai parlamentari anche del mio schieramento, per chiedere un emendamento perché è assurdo che noi abbiamo firmato un contratto con scritto che per 5 anni eravamo fuori dal patto e dopo perché cambiano la parolina e che è la stessa identica cosa, noi siamo soggetti a questo vincolo assurdo. Sicuramente do atto allo Stato che l'anno scorso invece di darci 100.000 euro ci hanno dato i 200.000 perché il fondo di 30 milioni che andava a coprire le fusioni non era al completo, allora hanno ridistribuito tra noi che abbiamo fatto fusione. Quindi quando devo dare a Cesare quello che di Cesare lo do, però il fatto che noi eravamo esenti dal patto era scritto nero su bianco e adesso non possono inventarsi di cambiare una parolina e di creare questo. Detto ciò, io la battaglia su questo la faccio e sono anche convinto che possiamo portare avanti a casa il risultato, perché abbiamo tutte le ragioni. Sono però fermamente convinto che la fusione con i risparmi e comunque le risorse aggiuntive che abbiamo avuto la rifarei domani perché è sicuramente la strada giusta. Noi abbiamo l'opportunità di avere dei bilanci sicuramente in ordine, rosei e che possiamo fare veramente degli investimenti di decine, di centinaia di migliaia di euro. Vedo i miei colleghi dei piccoli comuni, ma anche dei grandi comuni, che sfortuna per loro, ma non hanno sicuramente le risorse che noi abbiamo a disposizione. Quest'anno naturalmente vedremo di non fare nessun avanzo d'amministrazione per evitare di bloccare delle somme. Capiremo con la regione o se passa l'emendamento allo Stato o con la regione che ci apra degli spazi finanziari per farci spendere questi famosi 120.000 euro fermi e vedremo di sanare questa situazione. Appunto, adesso faremo la nostra battaglia e faremo le nostre lettere nelle sedi opportune e vediamo un attimo come spero di riaggiornare la situazione e di avere una visione più chiara di questa, tra virgolette, assurdità che succede un po' solo nel nostro stato perché appunto i patti devono essere chiari e questo mi rammarica un attimo. Bilancio di un anno di Borgo Mezzavalle, gli effetti della fusione positivi, come ha detto il sindaco, per tutto quello che concerne il bagaglio di idee che abbiamo messo in campo per valorizzare il cuore della Valle Antrona. Siamo rimasti un tantino male per la scelta amministrativa dello Stato centrale che, variando la parola da patto di stabilità a equilibrio di bilancio, ci ha di fatto bloccato i fondi che noi avevamo accantonato grazie alla fusione. E questo è un meccanismo che non ci aspettavamo perché ci era stato promesso che per 5 anni saremmo stati esenti da patto di stabilità. È un meccanismo a cui dovremo ribellarci. Mi auguro che
a livello alto, a livello parlamentare, qualcuno già provveda, ma come sindaci dobbiamo farlo, perché noi vogliamo riproporre all'attenzione il comune come presidio territoriale e rivogliamo la nostra autonomia. Non vogliamo essere i passacarte o i ragionieri di un decentramento amministrativo che non ci piace. Su questa cosa dovremo fare una riflessione a livello politico e a livello amministrativo per far capire, soprattutto per quei comuni che hanno avuto la forza di unirsi e quindi di produrre dei risparmi e dei benefici allo Stato centrale, che dobbiamo poterli investire per migliorare i nostri territori, dobbiamo investirli per riportare i servizi a disposizione della nostra gente, altrimenti è stata un'operazione inutile. Valorizzare il territorio di un comune che si fonde con un altro significa anche sapere intelligentemente dislocare i vari servizi sul territorio in modo che tutti abbiano a sentirsi, diciamo così, valorizzati. E questo è un processo che deve guardare un attimino l'intero territorio della Valle Antrona sulla dislocazione dei servizi, ma nel più piccolo anche il nostro comune di Borgo Mezzavalle. Per esempio, noi abbiamo intenzione, se veramente andrà in porto il discorso aree interne, di qualificare a livello sanitario l'ex sede amministrativa del comune di Viganella, in modo che un presidio sanitario di valle possa portare dei benefici a tutti coloro che, anziché andare all'ospedale San Biagio di Domodossola per le cose minime, non per quelle essenziali ovviamente, utilizzino il distretto sanitario di Viganella. E questa è un'idea che potrebbe riqualificare intanto Viganella, che ha perso la sede comunale, non ha più la farmacia, non ha più le poste, non ha più le scuole, e porta in un certo senso a quell'equilibrio di servizi che è auspicabile lungo tutta la valle per poterla valorizzare. Se sapremo fare questo, sarà un ulteriore tassello di un processo amministrativo che va nell'intento di valorizzare la Valle Antrona.